Buongiorno, benvenuti all'aggiornamento di strategia di Pictet Asset Management per il mese di febbraio. I temi sul tappeto sono diversi, pertanto crescita economica, dialogo tra l'amministrazione americana e la Fed, revisioni del commercio mondiale e ritorno al rischio di ridenominazione sui titoli di Stato dell'area euro. Partiamo dai dati economici, rimangono di buon tenore. L'ultimo dato sul mercato del lavoro americano ha fatto vedere una buona crescita occupazionale a fronte di crescita salariale ancora molto timida. Preoccupante per la Fed la crescita del tasso di sottoccupazione, unico dato in controtendenza rispetto a un quadro che vede comunque, a giudizio della Fed stessa, gli obiettivi di piena occupazione e stabilità dei prezzi pressoché raggiunti. Questo è un tema importante perché ci introduce sul secondo tema, dibattito Fed-amministrazione. La Fed dice che l'economia sta viaggiando a pieno ritmo e non ha bisogno di nuovi stimoli, l'amministrazione, tenendo fede in maniera letterale al programma elettorale, invece propende per lo stimolo fiscale il taglio delle tasse. Questo ha poi come secondo motivo di tensione quello sulla regolamentazione finanziaria. Molto evidente è la frattura tra alcune anime della nuova amministrazione e la Banca Centrale sugli impegni che la Banca Centrale stessa prende nelle sedi internazionali, Basilea ad esempio, nella regolamentazione che effettivamente poi attiene anche alle istituzioni finanziarie americane, per cui una spinta protezionistica anche in ambito finanziario con attenzione a creazione di moneta domestica. Questo poi prosegue sul tema del commercio internazionale. Proseguono le tensioni, proseguono le dichiarazioni in merito all'imposizione di dazi e tariffe ed effettivamente questo sui mercati emergenti si è risentito in maniera pesante nel corso del 2016, mentre i mercati emergenti sembrano aver assorbito il colpo e con delle performance molto buone anche nel corso di queste prime settimane del 2017. Altro tema importante è il cosiddetto rischio di ridenominazione in area euro. Effettivamente lo spread tra i bund e BTP, ma non solo tra il Bund e BTP, anche tra il Bund e titoli di Stato francesi, gli OAT, sono tornati a salire. A livello di BTP parliamo di oltre 200 punti base sulla scadenza a 10 anni. Diversi sono i fattori. Il primo fattore ovviamente è politico, tornate elettorali importanti in Europa, si inizia a marzo in Olanda, aprile e maggio in Francia, possibile anche le elezioni in Italia per chiudere con le elezioni tedesche in autunno. Questo effettivamente si aggiunge al dialogo tra Unione Europea e Italia sulla tenuta dei conti pubblici ed in generale all'impegno che la Banca Centrale Europea potrà continuare ad avere sul fronte del quantitative easing. In tutto questo, in questo scenario che sembra piuttosto complesso, la volatilità resta dormiente, almeno in ottica di breve termine. Questo può risultare effettivamente una sorta di sottovalutazione per il mercato del rischio attuale. Il mercato ci sta dicendo ci sarà un problema, ma sarà un problema nel futuro e non ora.